Sabato 18 febbraio, presso la prestigiosa sede vitivinicola Faliesco di Montecchio, Orvieto, si è tenuta la presentazione del volume Il Giardino di Lucy, di Lucia Custodi, che dedica più pagine al nostro comprensorio, ma anche alla vita delle donne, ai loro pensieri, ricordi, esperienze. A presentare il libro, la professoressa Maria Silvia Rita, dell'Istituto di Lingue e Letterature Classiche di Orte, il professor Fausto Barberani ed il padron di casa, Riccardo Cotarella. Letture animate, uno splendido video, la distesa di barrique e un enorme braciere hanno fatto di questo pomeriggio un momento unico bagnato dalla nuova produzione aziendale Anita, uno spumante rosé di tutto rispetto. Io sono, come avete sentito, sono tante cose, tutte queste cose mi fanno venire un'inquietudine incredibile, perché sono mamma di una del mio più bel sogno realizzato. Sono figlia, perché ringraziando Dio ho ancora mia madre che è questa sera presente e che è veramente, sono le nostre radici, le mie radici. Io dico nostre perché con le mie sorelle ho un legame, così come con i miei cognati, fortissimo. Veramente noi siamo una famiglia solida e ci vogliamo proprio bene, siamo molto unite. E tutto quello che ho scritto, l'ho scritto con il cuore. E vorrei anche con il cuore lasciare a voi questa frase e vorrei che vi rimanesse un po' di tempo per riflettere. Il tempo che verrà passerà. Il tempo, i ricordi e le emozioni passate non passano più. Quindi per tutti voi mi auguro che arrivi il momento di un giardino come quello mio. Grazie a tutti. Guardavo proprio questo discorso dell'amicizia. Io chiaramente non ho studiato greco e quindi posso dire una castroneria, però mi sembra che l'amicizia deriva dal greco philotes. Filia. Esatto. Che vuol dire fondamentalmente bere amichevolmente insieme. Quindi il legame dell'amicizia con il vino, che era sicuramente scontato.